La Regione Siciliana commissaria ai comuni per sbloccare i pagamenti a favore degli atorifiuti e delle imprese impegnate nella nettezza urbana. Confindustria applaude e punta il dito contro i ritardi e i danni della pubblica amministrazione e della burocrazia. Anche nella provincia di Grigento i dati lo indicano: un'impresa su quattro fallisce. Per i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. Giuseppe Catanzaro, presidente di Confindustria di Agrigento, e le sue parole: una impresa su quattro fallisce per il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Ecco perché adesso gli industriali siciliani applaudono e apprezzano il commissariamento dei comuni inadempienti. Saranno i commissari ad acta, nominati dalla Regione siciliana, a sbloccare i pagamenti a favore degli ato rifiuti, così saranno pagate le imprese che lavorano per gli ambiti territoriali ottimali. E cosa occorre fare? Occorre che il termine legalità troppo... Spesso abusato, venga riempito di contenuti di normalità. Legalità non solo parolaia, proclami e ottime intenzioni. Contenuti e concretezza, invece, contro gli sprechi e i privilegi. Dunque il commissariamento, anche come premessa storica per riformare il servizio di gestione dei rifiuti in Sicilia. L'obiettivo è risanare il deficit degli ATO. Poi a catena si otterrà efficienza e qualità nell'igiene ambientale dell'isola. È naturale che gli autori delle più apprezzate da tutti i cittadini disgrazie sociali continuino a rimanere nei luoghi dove sono, e mi riferisco ai funzionari o a quella minore parte di loro che non fa il loro dovere. Giuseppe Catanzaro non usa mezzi termini e afferma: chi oggi è impegnato a bloccare i commissari a fine mese riceve regolarmente il proprio stipendio, al contrario invece di migliaia di lavoratori delle imprese della nettezza urbana e a discapito della pulizia delle città. È pensabile che dobbiamo ancora tollerare che alcuni, ripeto pochi, devono continuare a percepire lo stipendio Pur creando gravi disagi. Giuseppe Catanzaro conclude il proprio intervento auspicando che il governo regionale e l'Agenzia regionale dei rifiuti resistano alle pressioni contro l'insediamento dei commissari nei comuni. Forza! Ecco l'appello di Catanzaro, perché cedere alle pressioni significherà legittimare gli amministratori e i burocrati che, nel corso degli ultimi anni, violando le regole e omettendo gli atti di loro competenza, hanno provocato l'attuale disastrosa condizione che grava sulle tasche di cittadini e imprese. Dalle imprese, dagli imprenditori e dai lavoratori che lavorano dentro le imprese,